sia Ravenna che si aggiudica il derby con Imola, lo fa con il punteggio di 87-84. Primo quarto aperto dal canestro di Raymond, primo quarto molto equilibrato, da una parte Imola sfrutta molti rimbalzi offensivi che le permettono di convertire in canestri facili, dall'altra parte Ravenna è molto brava col pick and roll centrale a trovare un Airstone che molte volte è stato lasciato libero dalla difesa imolese. Il primo quarto infatti finisce sul punteggio di 20-24 in favore degli ospiti. Il secondo quarto è aperto da un mini break di Imola, ma Ravenna è molto brava a rimanere compatta e a rispondere a questo break. Ne arriva un altro di break sul finire del secondo quarto, infatti si va negli spogliatoi sul punteggio di 44-39 in favore dell'Andrea Costa. Il terzo quarto di Imola è tutto firmato Fulz, che si carica i propri compagni sulle spalle, ma Ravenna per l'ennesima volta si fa trovare pronta e risponde portandosi anche in vantaggio durante la terza frazione. Dopo 30 minuti Imola riesce a trovare una lunghezza di vantaggio, infatti il terzo quarto si conclude sul punteggio di 70-69. Nell'ultimo quarto Imola prova a consolidare il proprio vantaggio, ma Ravenna è molto brava con Montano e con Ayrton a portarsi davanti. A 20 secondi dalla fine, sul meno 2, Fulz prova a portare a casa la partita con una tripla che però si spegne solamente sul ferro. Vince meritatamente Ravenna con il punteggio di 87-84. I migliori per la squadra di casa sono Fulz, che nel terzo quarto ha trainato i suoi con 22 punti, 2 rimbalzi, 3 assist e ottima prestazione del solito Raymond, che mette a segno 22 punti, 11 rimbalzi e 4 assist. Per Ravenna solidissima prova di Airstone, che mette a segno 26 punti e anche 9 rimbalzi, ottima anche la partita di Laganà con 17 punti, 5 rimbalzi e 4 assist. Andiamo adesso a sentire le voci dei due coach in sala stampa. Credo che sia stata una bella serata, una grande soddisfazione per la gente che è venuta da Ravenna. Gli abbiamo dato una gioia, ne avevamo bisogno. Siamo coscienti di fare alcuni errori durante la partita, siamo coscienti che siamo una squadra che sta lavorando, che sta migliorando, e siamo anche coscienti che solo eliminando le piccole cose riusciamo a fare un salto di qualità. Siamo una squadra nuova, lo sapevamo, credo che non dobbiamo esaltarci per aver vinto una partita, come non dovevamo deprimerci per averne perse alcune. Abbiamo trovato una squadra che ha giocato con grande intensità, allenata bene, che gioca bene, è stato veramente un avversario molto molto importante oggi. E diciamo che sul fatto tecnico ci hanno un po' messo in difficoltà su alcune situazioni di difesa e pick and roll. È ovvio che siamo ancora a pollastri, è ovvio che riusciamo a usare ancora non bene i piedi in tutte le situazioni di show, di lato debole, insomma dobbiamo migliorare tante piccole cose che migliorano il livello difensivo e migliorano anche gli spazi che dobbiamo riempire in difesa. Però a parte i tecnicismi, che è chiaro sono molti, sono molto orgoglioso dei ragazzi perché hanno vinto una gara veramente molto difficile in un campo molto difficile. E poi, chiaro, anche la prima volta che Ravenna vince a Imola, quindi credo che saremo tutti più felici oggi. Ho sentito coach Mazzon dire di essere orgoglioso dei suoi ragazzi. Io lo sono di più, perché abbiamo giocato una partita gagliarda. Noi siamo da sempre senza una rotazione importante, stasera mancava un altro giocatore per noi fondamentale e siamo stati non in partita, in testa forse fino allo sprint finale, quindi sarei un ipocrita se vi dicessi che non mi girano le palle, perché mi girano veramente le palle per aver perso questa partita, però non posso recriminare nulla ai ragazzi che hanno veramente dato tutto. Abbiamo vinto nella rotazione, abbiamo vinto al rimbalzo, abbiamo dato via 16 assist, purtroppo la partita va vinta Ravenna. Sono stati più bravi alla fine, forse sono arrivati anche un pochino più con le gambe, noi eravamo sulle ginocchia, ma perché le rotazioni erano quelle che erano, e quindi io ho davvero poco da recriminare
nei confronti della mia squadra. Abbiamo sofferto un po' il pick and roll centrale nel primo quarto, poi l'abbiamo aggiustato e siamo stati bravi a limitarlo. Abbiamo tenuto uno degli attaccanti più forti del campionato a 6 su 18 dal campo, ripeto, usando un po' di strategia, un po' di tattica, e ha pagato. Purtroppo non è bastato stasera, vuol dire che martedì ci rimetteremo in palestra ancora più concentrati per provare a fare due punti a Cagliari, sperando di recuperare quanto prima, non solo per la partita ma anche per gli allenamenti, perché abbiamo bisogno di lavorare nelle russe. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di mettere un mi piace alla pagina Facebook e anche al canale YouTube di Serie 2 Italia.